Collegati dalla Fiera di Verona e per parlare oggi di sport e formazione. Io sono Andrea Schiavon, sono un giornalista di Tutto Sport e con me qui accanto c'è l'assessore allo sport del Comune di Padova, Diego Bonavina, e collegata con noi c'è Manuela Levorato, atleta. Buongiorno. Già atleta dell'aeronautica militare e tuttora aviere. Manuela, qual è la qualifica esatta? Primo aviere capo. Primo aviere capo, ok, perfetto. Allora abbiamo il primo aviere capo, Manuela Levorato, che appunto è stata il volto simbolo della velocità azzurra per un lunghissimo periodo, dai primi anni 90 fino a poco tempo fa, e adesso continua a essere molto vicina al mondo dello sport nel ruolo di vicepresidente della Federazione di Atletica Leggera per il Comitato Regionale Veneto. E invece appunto Diego, che è qui con me, appunto l'ho presentato nella sua veste istituzionale di assessore allo sport, ma il suo contributo al nostro dialogo di oggi sarà molto più ampio, perché nella sua vita, ne parlavamo poco fa,
è riuscito a condensare più vite. È bravo, perché noi di solito ci accontentiamo di viverne una, lui ne ha volute vivere almeno tre. Cioè, ha vissuto la vita del calciatore professionista, approdando fino alla Serie A col Treviso e poi chiudendo la carriera nel Padova. E poi la vita che, quando non ha impegni istituzionali, è ancora la sua vita quotidiana, quella dell'avvocato. E tra l'altro, appunto, proprio anche questo è un tema che può stimolare, visto che siamo in un ambito formativo e scolastico. Diego è l'incarnazione del fatto che sport e studio possono andare di pari passo e possono farlo anche ad alti livelli. Allora, poi ci sta raggiungendo anche Francesco Bettella, che è uno dei più validi rappresentanti del mondo paralimpico, in particolare del nuoto paralimpico, e anche lui, anche in questo caso, ha un percorso accademico di altissimo livello e tuttora lavora, è ingegnere e tuttora lavora all'interno del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova. E poi, appunto, a fare un po' gli onori di casa, colui che ci ha invitato in veste di amministratore delegato di Eneip Veneto, darà un contributo al nostro dialogo, Giorgio Sbris. Se Diego me lo concede, comincerei da Manu, primo perché Manu è stata così gentile da prestarci come set anche casa, presumo. Casa o ufficio? Sì. siamo in casa. E direi che il legame, hai voluto rimarcare il legame con lo sport anche dallo sfondo che hai scelto per questo collegamento, perché... Ma sì, assolutamente, abbiamo, tra l'altro, insomma, pure più il mio compagno viene dalla stessa specialità, correvamo tutti e due 100 metri, perciò a casa nostra per forza di cose si respira molto sport, e dunque quando ho visto questo bel quadro, ecco, con una pista al cielo, non potevo che portarmelo a casa. E sì, perciò lo trovo uno sfondo adeguato, ecco, al nostro incontro. Ecco, per completare la tua presentazione, ricordiamo, è una cosa che, per quanto sia una frase, un luogo comune degli atleti che dicono che i record sono fatti per essere battuti, però nel frattempo da più di 20 anni il record italiano dei 100 metri non è stato battuto, è ancora di Emanuela Levorato, 11:14, se ben ricordo. Sì, Andrea, ricordi molto bene, trovo anch'io questa cosa incredibile. Innanzitutto saluto tutti voi, io mi sento lusingata e orgogliosa oggi di passare del tempo con voi e a parlare di queste cose importanti che poi mi riportano ricordi molto forti di scuola e di sport e di scelte altrettanto importanti. E sì, è un record che dura incredibilmente da 20 anni, e sarebbe anche ora, io aspetto aspetto una ragazza che possa migliorarlo. È tempo di farlo, è tempo assolutamente di svecchiare questi, sì. I record sono fatti per essere migliorati. Infatti quando ho intervistato, mi è capitato anche qualche tempo fa, Vittoria Fontana, che viene indicata come la tua più probabile erede, ogni tanto la punzecchio e dico: sì, sei l'erede di Manu, però il record ce l'ha ancora Manu. Fai molto bene, Andrea, poi tra l'altro tu sei un artista nel punzecchiare, perciò bene ad alimentare queste piccole sfide. E poi voglio anche ricordare, insomma, che poi è un atleta in casa, Fiamme Oro, Dalia Caddari, che è molto però forte lei è anche più, sui 200 metri, più oltre sì. A Vittoria Fontana. Così parliamo anche un po' di sport, oltre che di scuola, che non può che fare bene. Poi, nel delineare i possibili temi di oggi, e così entriamo anche in qualcosa che può interessare le classi collegate con noi e i ragazzi che stanno affrontando un percorso scolastico e anche quelli che affrontano un percorso sportivo, uno dei temi che avevamo individuato insieme a te, la tua carriera è stata caratterizzata da molti infortuni che in particolare non ti hanno impedito di raggiungere risultati eccellenti, ma qualcosa ti hanno tolto, perché ad esempio ti hanno tolto le partecipazioni olimpiche, che sarebbero state sicuramente uno dei tuoi traguardi sin da ragazzina. Ecco, il tema
io ho pensato questo parallelismo: in che cosa un infortunio possa, a che cosa possa essere paragonato in ambito scolastico? E ho pensato all'infortunio come a una bocciatura o comunque a un qualcosa che ritardi il tuo percorso scolastico, perché l'infortunio ti fa tornare indietro di fatto, o ferma il tuo tempo sportivo per un certo periodo. Quindi, partendo da questo parallelismo, prova a dire ai ragazzi adesso come si riparte dopo un infortunio / bocciatura. Cosa deve scattare nella mente di un atleta e di uno studente per dire: ok, l'infortunio non mi fermerà, la bocciatura non mi fermerà, perché io ho un traguardo in testa e lì voglio arrivare. Sì, una domanda molto bella. Devo dire che poi il confronto è molto molto calzante. Allora, io ho avuto una carriera lunghissima di 21 anni, fatta di 21 anni di professionismo, scusate, ho un po' di raffreddore, e bei successi, ma anche falcidiata da infortuni. Però devo dire, tu parlavi di Olimpiadi nel 2000, erano le mie Olimpiadi, effettivamente avevo tra i primi tempi al mondo nei 200 metri, ero dentro al villaggio olimpico, erano a Sydney e ormai si respirava quest'aria, insomma ero addentro alle Olimpiadi. E sta di fatto che ho un problema al piede, mi impedisce di partire, e è stato un trauma potentissimo, forse anche mai superato in verità, ma devo dire, dal pensare di smettere di correre, perché il dolore era talmente grande, ho pensato: se questo è lo sport, se questo è anche quello che io devo affrontare, probabilmente io non sono fatta per sopportare tutto ciò, perché è stato troppo doloroso. Aver investito anni e anni e poi farsi sfuggire dentro il villaggio olimpico una tale opportunità è stata una cosa incredibile. Praticamente, insomma, non volevo più saperne, nonostante il correre fosse la cosa che più amassi fare al mondo. Sta di fatto che poi due mesi di stop, il piede che ha cominciato a stare bene, eccetera, è stato in verità la base, sono sicura che sia successo questo, per portarmi ai veri successi della mia carriera. Lo scotto è stato grande, ma in qualche maniera mi ha rafforzato talmente tanto che non solo l'anno dopo ho fatto il mio record italiano, che dura da 20 anni, tant'è poi mi ha talmente tanto rinforzato questa cosa, ma 2 anni dopo ho vinto anche le mie medaglie più importanti, e dunque sono i campionati europei di Monaco. C'è il vaccino, se vogliamo poi parlare in questo periodo di vaccini, per rinforzarmi. Sono sicura che appunto le difficoltà facciano crescere molto. Un infortunio come una bocciatura la trovo una cosa incalzante. Ecco, e poi allora adesso passo la parola a Diego, ma poi torneremo su questa metafora e la approfondiremo ancora, perché secondo me, e adesso così è il tempo anche di pensarci un po', raccontiamo un po' ai ragazzi e alle ragazze proprio tecnicamente come funziona la ripartenza dopo un infortunio, perché anche lì appunto c'è un passaggio mentale, ma poi c'è anche tutto un percorso riabilitativo fisico che è lungo, difficile. Sì. Ma come hai detto tu prima, e l'hai lasciato intuire, e ci torneremo, se fatto bene ti permette di ripartire ancora più forte, perché arrivi a vincere quei tuoi punti di debolezza, o perlomeno a conoscerli e a gestirli meglio. Però adesso passerei la parola a Diego, solo che adesso ci vedrete fare uno di quei rituali dettati dal periodo, ovvero disinfetteremo il microfono. Nel frattempo vi informo che ci ha raggiunto Francesco Bettella, e quindi diamo intanto il benvenuto a Francesco Bettella, atleta paralimpico, come ci ricorda con la tuta che indossa, che è salito sul podio di Tokyo per 2 volte, come aveva già fatto peraltro a Rio 2016, e a Tokyo era la terza partecipazione paralimpica, perché aveva partecipato anche a Londra 2012. Benvenuto Francesco. Grazie, buongiorno a tutti. Però non mi hai fatto la domanda. In,
innanzitutto appunto era per completare quel passaggio introduttivo. No, la partecipazione di Diego, a parte il fatto che potrebbe farci una lunga digressione anche lui in materia di infortuni e di come si riparte dagli infortuni, ma proprio perché lui invece è qui in modo particolare nella sua veste di amministratore pubblico, io vorrei capire insieme a lui, partendo da quella che è il fiore all'occhiello dello sport padovano per i prossimi mesi, cosa significherà per Padova essere città europea dello sport nel 2023 e cosa porterà a Padova questo tipo di riconoscimento. Un attimo solo, perché nel frattempo ho parlato di nuovo. Grazie mille, buongiorno, ciao a tutte e a tutti, saluto con grande piacere Manuela, è un piacere sempre ascoltarla, sono esperienze di vita e di sport e condivido al 100% quello che ha detto Manuela fino adesso. Una prima pillola importantissima è stata data sui valori dello sport che sono tipici in un percorso come quello che ha fatto Manuela e quello che ha fatto dopo la carriera, credo che lo testimonino. Allora, io parto da questo bellissimo riconoscimento che è Padova Città Europea dello Sport, che io lo considero nello stesso identico istante come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza. Punto di arrivo è evidente, io ormai rivesto questo ruolo di assessore allo sport da 4 anni e mezzo, di una città importante come quella di Padova, una città che ha sempre vissuto per lo sport e a favore dello sport. Abbiamo degli esempi meravigliosi a Padova di sport e quindi io mi sono ritrovato in una struttura e in una città che già era molto predisposta allo sport. Io ho cercato di mettere a disposizione quello che lo sport mi aveva insegnato, ossia la passione e le emozioni che si provano da atleta e quindi quello che uno ha provato durante la sua carriera. Ma dopo io ho avuto delle altre esperienze molto belle, che sono l'esperienza per esempio di aver fatto l'allenatore di una squadra di ragazzini e quindi cominci a capire il pensiero di questi ragazzini, ed è fra tutte le cose che ho fatto nella mia vita, quella è una cosa che tante volte anch'io stesso mi dimentico di riportare, ma è in assoluto l'esperienza più bella, perché è quella che mi ha fatto imparare il pensiero dei ragazzi, ed è una cosa secondo me straordinaria. E un po' di fortuna, un po' di visione, la fortuna quale? Che mi sono trovato un sindaco e un'amministrazione comunale che crede moltissimo nello sport, ha messo a disposizione della città delle risorse importanti da un punto di vista economico e quindi ho pensato di cominciare a intanto riqualificare tanti impianti sportivi, perché non è banale il fatto che per fare attività sportiva, ma non sto parlando solo dell'attività sportiva di un certo livello, dell'attività sportiva anche quella cosiddetta di base, sia necessario avere anche delle strutture a disposizione. Questo devo dire che è stato fatto. A Padova abbiamo investito qualcosa come 20 milioni di euro per il rifacimento, per la costruzione di nuovi impianti sportivi, e non abbiamo ancora finito. Quindi credo che ci siano un periodo, ci aspetta, il prossimo periodo sarà altrettanto importante e interessante come quello che abbiamo appena trascorso. Ho trovato una differenza abissale riqualificando gli impianti sportivi. Mi sono trovato tante volte a Roma, al Salone d'Onore del CONI, a presenziare a importanti eventi, e nel giro di pochi anni ho notato che da parte dei presidenti delle federazioni ci fosse, col passare degli anni, una ricerca di Padova. Prima non era così. Cercano Padova per venire a fare degli eventi sportivi. Abbiamo portato a Padova degli eventi importantissimi. Questo cosa vuol dire? Impiantistica sportiva, grandi eventi. Abbiamo la fortuna di avere degli atleti, Francesco qui credo che sia la dimostrazione eclatante, abbiamo degli atleti di carattere mondiale, e questi esempi
aiutano i ragazzi a intraprendere l'attività sportiva. Manuela lo sa meglio di me, 3 medaglie olimpiche alle recenti Olimpiadi di Tokyo hanno fatto sì che improvvisamente lo sport che ha avuto più iscrizioni è l'atletica leggera. Ma è chiaro, perché i bambini guardano quello che è il grande campione, e il fatto di avere a Padova dei grandissimi campioni aiuta anche la pratica sportiva. Dopo nel corso magari potrò spiegare meglio determinate cose, ma Padova, città europea dello sport, è frutto di questo percorso, ma deve essere soprattutto un punto di partenza, perché io voglio che Padova, città europea dello sport, sia un contenitore di eventi. Mi piacerebbe vederlo come un contenitore di eventi dello sport femminile, perché io sostengo, Padova ha approvato 10 giorni fa la carta etica dello sport femminile, è la prima città nel Veneto ad averla fatta. Abbiamo preso spunto da delle città importanti come Torino, come Bologna, l'abbiamo fatto anche a Padova. Non è una carta fatta solo di carta, è una carta fatta di contenuti, proprio perché io ritengo che lo sport femminile debba avere, non entro nel merito delle distinzioni di genere, di sesso, di razza, di tutto quello che sappiamo che non devono esistere da nessuna parte, a maggior ragione nel mondo dello sport, e credo quindi che ci sia un percorso da fare per arrivare al 2023 pronti per rilanciare lo sport e ripartire da zero. Grazie Diego. Nel frattempo diamo il benvenuto anche a Giorgio Sbrissa, chiedendogli di prendere posto accanto a noi, e nel dargli il tempo di entrare in temperatura col nostro incontro, coinvolgerei invece adesso Francesco e prendo l'assist di Diego, che parlava di come i campioni siano un volano di ispirazione. La prima Olimpiade alla quale ha partecipato Francesco, Londra, aveva proprio come motto Inspire a Generation. Vedi, lo ricorda, lo stava sillabando, era bellissimo, lo trovavi dappertutto, e secondo me è uno dei massimi scopi dello sport, riuscire a essere di ispirazione nei confronti di chi ti guarda. A Francesco, che appunto con 3 Paralimpiadi alle spalle, chiedo questo. Negli appunti che abbiamo preparato prima di questo incontro c'è un passaggio molto interessante relativo alla tua esperienza, di quanto sia importante e fondamentale la differenza tra forza fisica e determinazione nello sport paralimpico, che dove la determinazione e la chiarezza di visione nell'obiettivo che ti poni ti porta anche a trovare tutte le soluzioni che fanno passare in secondo piano la forza fisica. Raccontaci cosa rappresenta appunto questa polarità forza fisica-determinazione nella tua esperienza quotidiana e nella tua esperienza di atleta. Sì, diciamo, io sono un po' l'emblema di questo concetto, perché appunto io a causa della mia patologia non ho una grande massa muscolare, quindi ho sempre dovuto trovare anche delle vie alternative per incrementare le mie prestazioni, e appunto non potendo lavorare molto in palestra, non potendo sviluppare molta massa muscolare appunto, e quindi anche grazie ai miei studi universitari, insomma, sono ingegnere, ho cercato appunto delle altre vie, e diciamo che il concetto è che se non si può migliorare la forza applicata, bisogna ridurre la forza resistente che abbiamo, quindi io appunto mi muovo nell'acqua, quindi dovevo ridurre il più possibile la resistenza appunto che l'acqua offre a me, al mio corpo, nell'avanzamento, nella nuotata. E quindi ho cercato negli anni vari stratagemmi per ottimizzare questa cosa, ma è un concetto che è un po' generale. Hai sviluppato una tua tecnica di nuoto
che ti porta ad avere una minor resistenza in acqua. Sì, esatto. Oh, ormai si può dire da tanti anni che nuoto così, quindi dato che non ho molto uso delle gambe, io appunto nuoto a dorso con la bracciata doppia, e durante la nuotata le gambe andavano un po' a destra e a sinistra non avendo appunto il controllo, e quindi ho provato a incrociare le gambe e poi successivamente anche a incrociare i piedi, quindi fare un doppio incrocio di gambe che mi fa assumere una come si può dire, una forma più idrodinamica e mi permette di applicare meglio quella poca forza che ho, e questo ha incrementato di molto le mie prestazioni, e tant'è che il primo anno che ho iniziato questa nuova tecnica ho vinto la mia prima medaglia ai mondiali ormai nel 2010. Però questo è un concetto che vale un po' tutto per lo sport paralimpico, e la peculiarità dello sport paralimpico è che ad esempio se si vede una qualsiasi gara di nuoto non ci sono due atleti che nuotano allo stesso modo, e perché ognuno insomma le disabilità ovviamente sono diversissime, la condizione degli atleti è completamente diversa uno dall'altro, magari c'è qualcuno più simile, però ognuno ha le proprie peculiarità, e la sfida è proprio cercare qual è la tecnica più efficace mantenendo insomma la tecnica di base per quella che è, non so, il dorso, lo stile, la rana, però cercare piccoli accorgimenti che possono fare la differenza in grandi eventi. Ecco, io qui mi collegherei, come ho fatto con Manu, nel creare un ponte tra l'esperienza sportiva e l'esperienza scolastica. Man mano che tu parlavi mi facevo delle idee in testa, correggimi se ti sembrano più o meno calzanti, come è stato con Manu. Cioè far capire ai ragazzi che appunto ognuno, anche nell'approccio alla scuola, ha delle abilità diverse. Io ad esempio me la cavavo, e forse anche Diego, pensando al percorso accademico che poi ha scelto, io me la cavavo meglio nelle materie umanistiche, in quelle scientifiche, poi avevo scelto comunque il liceo scientifico, galleggiavo un po' di più, diciamo, in quelle umanistiche mi davano più soddisfazione. E quindi si tratta anche, rispetto alle proprie abilità scolastiche, capire quali sono i punti di forza, quali sono le criticità, e lavorare, come dicevi tu, sulla tecnica, sul mio modo di studiare, il mio modo di essere uno studente, per far sì che i punti di forza si sviluppino e possano essere ottimizzati, e i punti di debolezza non diventino una resistenza troppo eccessiva. Cioè, come dicevi tu non potrai mai avere una forza propulsiva dalla gamba, però faccio in modo che la gamba non sia un freno alla mia nuotata. Sì, sicuramente è così. Io invece a me piacevano di più le materie scientifiche, meno quelle umanistiche. Però quello che mi piace ricordare, insomma, è che io ho appreso molti concetti dalla mia attività sportiva per applicarli anche nel percorso scolastico. Ho sempre visto il fare gli allenamenti, e il fare dei sacrifici per fare gli allenamenti, fare fatica durante l'allenamento per preparare una gara, quindi anche preparare dal punto di vista mentale quella che può essere la tensione, la preoccupazione, la pressione anche nel fare una gara, trasferita anche nell'ambiente universitario o scolastico, nel senso di frequentare lezioni, studiare, fare fatica per studiare anche quello che piace meno, come si fanno gli allenamenti che sono particolarmente pesanti, e poi affrontare un esame o una verifica molto importante, quindi che porta un coinvolgimento emotivo altrettanto importante. Dai, una curiosità, eri più teso prima di un esame universitario o prima di una gara internazionale? La grossa differenza è che nelle gare ci sono gli avversari, quindi oltre alla propria prestazione ci sono gli avversari, che è un'incognita e non si può controllare. Mentre all'esame universitario, se si arriva preparati e sicuri, diciamo che un po' se lo porta a casa. Ecco. Mi stai dicendo che agli esami eri molto più tranquillo che alle gare? Sì, tendenzialmente sì.
Tendenzialmente sì, anche se insomma facendo poi tante gare si impara anche per fortuna a gestire tutte queste emozioni. Grazie Francesco. E adesso dovrebbe, ha fatto un buon warm up, l'abbiamo fatto scaldare bene, passiamo la parola a Giorgio che ci può spiegare, ecco, che così intanto vediamo se riesco a fare un assist degno di Diego, poi mi dice Diego se sono buono negli assist oppure no. Giorgio, perché hai voluto che oggi qui a questa fiera si parlasse di sport e non di un'altra cosa riferito al mondo della formazione? Buongiorno a tutti. Innanzitutto vi ringrazio e ringrazio Manuela, Francesco, Diego e Andrea. Vi do una piccola promessa: ho fatto nuoto agonistico. A calcio, Diego lo sa benissimo, ero, credo, quelli che si mettono in porta, avete presente, perché non si sa dove metterli. E anche in porta mi davano indicazioni dove mettermi perché ero sempre nel posto sbagliato e Diego faceva sempre gol e si arrabbiavano con me. Va bene. Ho fatto nuoto agonistico per molti anni. Io non so quanti di voi ha un'idea di cosa vuol dire fare nuoto agonistico. I primi anni delle superiori andavo a nuotare prima di andare a scuola. Arrivavo a scuola che ero ovviamente un po' rintronato più del solito e il pomeriggio, quello era il tempo dello studio perché dopo dovevo nuotare e nei periodi più forti, quindi facevo un'oretta e mezza la mattina, 2 ore il pomeriggio, tempo, studio, la cosa funzionava, quello era il tempo che avevo per lo studio e ovvio quello che vi sto dicendo, lo sport dal punto di vista della creazione della persona ha per noi un senso fortissimo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo una situazione veramente critica dal punto di vista del sistema educativo ed è il motivo per cui oggi noi siamo qui a parlare di sport. La criticità è questa: il sistema educativo italiano oggi è così strutturato in maniera semplificata. Io dico dietro la cattedra, tu ascolti, io valuto. Tutti quelli che sono stati gli aspetti dello sviluppo relazionale della persona sono venuti meno. Il Covid poi li ha accentuati in una maniera incredibile. I ragazzi non è che non fanno sport, non stanno insieme con gli altri. Oltretutto noi abbiamo un sistema dello sviluppo della persona che prevede che la relazione fra ragazzi sia all'interno di norme precostituite da adulti. I ragazzi da soli, con regole proprie, non ci stanno più. Poi noi ci raccontiamo che le macchine sostituiranno gli uomini. Non è vero, le macchine sostituiranno il lavoro degli uomini, ma l'uomo in quanto uomo, anche dal punto di vista relazionale, avrà sempre uno spazio fortissimo nel governo delle macchine. Ma questo lo stiamo perdendo. Io spero che non ci siano molti ragazzi in questo momento collegati. Sostengo che i ragazzi perdono troppo tempo dietro i banchi di scuola. Devono stare meno tempo a scuola, devono stare di più fra di loro all'interno di norme non costituite da terzi. Questa è una cosa importantissima. E non è una banalità perché, vi ripeto, questo sistema che oggi noi abbiamo ingegneristico, scusami Francesco, da un punto di vista dell'apprendimento può facilitare la specializzazione, ma non facilita tutto quell'aspetto che è proprio, chiamiamolo, della creatività, della relazione, di tutte quelle competenze trasversali che fanno sì che un'impresa, che è anche questo il nostro compito, sia più competitiva rispetto a un altro, perché un'impresa è più competitiva se ha persone, lavoratori, che riescano a mettere insieme quel quid in più che effettiva vincere sul mercato. Se poi immaginiamo sistemi di processi produttivi che stanno cambiando, che sono collegati al green, al digitale e quant'altro, a maggior ragione necessitiamo di questo, perché abbiamo uno scenario dove a digitale potremo correre il rischio di portare avanti in maniera ancora più forte questo sistema, io dico, tu ascolti, io valuto. Questo è un primo aspetto fondamentale per noi, per cui lo sport è un momento, un luogo in cui ragazze e ragazzi stanno insieme,
senza un governo assurdo sempre dei più grandi. C'è all'interno del team dello sport un governo, ci sono le regole, però è altra cosa. Aggiungo, guardate che stare all'interno di un team sportivo vuol dire avere ruoli predefiniti, questo non è che non ci siano, vuol dire dover rispettare nei tempi gli altri, chi corre di più, chi corre di meno, perché in un gioco a squadre è la medesima cosa che viene all'interno di un sistema di un'impresa. Questo, anche questo, la scuola fa fatica a dare. Lo sport è molto più bravo della scuola nel dare alle persone lo sviluppo della persona in questo aspetto qui. Questi sono, in estrema sintesi, i motivi fondanti, ma per noi importantissimi, per cui riteniamo che sia importantissimo questa alleanza scuola e sport. Ultima cosa, concludo. Abbiamo generazioni che abbiamo perso. Non sono solo le generazioni dei giovani di adesso, ma dobbiamo riprendere questo connubio sport-formazione molto anche con quelli che sono gli adulti. Perché? Perché siamo in un momento in cui molte generazioni di adulti, mi faccio riferimento in particolare alla fascia 30-40 anni, hanno vissuto sistemi educativi che non hanno dato queste possibilità. E anche a loro dobbiamo darle. Quindi io sono felicissimo, in quanto anche padovano 2023, ringrazio l'assessore di questo, perché so benissimo che aver spinto è stato molto difficile, aver portato a casa un risultato è stato un risultato della comunità tutta in senso di governo a partire dal sindaco, però qui lo dico, scusami Diego, tante volte bisogna anche dire le cose, se portiamo a casa questo risultato come Comune di Padova lo dobbiamo anche tanto a te, e anche di questo ti ringrazio tantissimo. Grazie. Grazie Giorgio, che ha messo ulteriore carne al fuoco dei punti che andremo a toccare nei prossimi minuti. Sì, con Diego, tra l'altro, di questa cosa di Padova città europea dello sport ne parlavamo anche, essendo io un padovano emigrato e vivendo a Torino, parlavamo di come, ad esempio, in questi giorni a Torino, tra ATP Finals e Coppa Davis, di come gli eventi possano essere traino per una città, come era stato con le Olimpiadi invernali, e di come però sia fondamentale non solo l'evento in sé, ma anche tutta la legacy che si immagina nel post-evento, cioè cosa lascia alla città. Però avevamo lasciato prima Manu, con la quale abbiamo parlato, avevamo avviato un interessante parallelismo tra l'infortunio e le bocciature, come l'infortunio per un atleta possa essere paragonabile a una bocciatura. Sei d'accordo tu, Francesco? Sì, sì, sì. Sì. E appunto volevamo attingere all'esperienza di Manu, poi magari ci porti anche la tua esperienza su, non so se la tua carriera sia stata caratterizzata anche da infortuni. Per fortuna ancora no. Ecco, invece Manu in questo ha un master, diciamo. Ecco, Manu, diciamo. Ne sono anche un po' orgogliosa. Scusate, mi sono scordata di portare anche i saluti preziosi del nostro presidente regionale FIDAL, Francesco Guagliati, che per motivi familiari oggi non è potuto essere con noi. Detto questo, ho trovato l'intervento del signor Giorgio Sbrissa molto molto interessante. Siamo tutti qui, questa piccola colonia di padovani, tra l'altro pure io di adozione, a dirvi appunto che insomma il connubio scuola e sport è estremamente importante. Per fortuna i tempi sono molto cambiati da quando andavo a scuola io, perché non ho avuto un percorso netto, ed è giusto, cioè, è una testimonianza anche questa, non ho avuto un percorso netto come magari avete avuto voi, in quanto insomma alle superiori ho avuto delle belle difficoltà nel decidere se proseguire la strada agonistica, che impiegava molto molto tempo, a quella scolastica. E ora insomma c'è molta molta più comprensione, per fortuna, per lo studente che ama fare anche sport.
E ritornando, prima c'è stato un connubio simpatico tra appunto bocciature, infortuni, ma e poi anche ripetizioni. Le ripetizioni potrebbero essere un po' la riabilitazione, la ripresa da un infortunio, no? Ed è davvero sì, molto, molto, molto simile la cosa, perché ci vuole tanta costanza. In verità, è un percorso che non sai se porterà al successo. Ma ecco, io a tutti i ragazzi che purtroppo non posso vedere in questo momento e che abbraccio insieme ai loro insegnanti, vorrei dire, insomma, oggi è importante dirgli che è veramente importante credere in se stessi, credere nel percorso che si è scelto e che le difficoltà ci stanno e Ecco, secondo anzi me, Manu, rafforzano molto. visto che tu hai citato Francesco Guagliati, che appunto saluto anch'io, Francesco è stato tra l'altro il tuo ultimo allenatore? No, in verità no, non tra gli ultimi, sì. Sì, comunque ti ha Mi allenato, esatto. ha allenato, Prima sì. ancora c'era stato Mario Del Giudice, cioè i due allenatori forse più forti e presenti nella tua carriera. Quando prima parlavamo dicevi l'infortunio e hai parlato di ragazzi e professori. Secondo me, nell'infortunio, nel momento di massima debolezza, quando un atleta dice mollo tutto, uno studente dice mollo tutto, e lì vengono queste figure fondamentali. Cioè, può essere l'allenatore, può essere il genitore, può essere il professore, ma avere una persona nella quale il ragazzo, l'atleta, ha una fiducia totale. E quindi ha la possibilità di appoggiarsi e di trovare un interlocutore che ti dice: no, fermati un attimo, pensaci bene, possiamo fare così. Beh, assolutamente per me è stato fondamentale avere questo tipo di figura a fianco, perché quando sei in balia di confusione, di sofferenza psicofisica, chi ti può aiutare se non appunto il tuo allenatore? In questo caso potrebbe, che insomma per me è stato anche un secondo papà, e come può essere la figura importantissima di un professore, che a volte sa dialogare meglio anche di un genitore. Perciò assolutamente sì, sono ruoli Il fondamentali per accompagnare. primo consiglio che potremmo dare a un ragazzo che affronti dei problemi scolastici è individuare una figura adulta, che sia genitore, che sia professore, che sia amico di famiglia, ma nella quale nutra una totale fiducia. Ecco, questo è fondamentale, costruire un rapporto di fiducia e con la quale poi confrontarsi e dire: ok, ho avuto questo stop, come posso ripartire? Tu come mi consigli di ripartire? E da quel dialogo costruire un percorso riabilitativo scolastico. Sì, è assolutamente così, è un ruolo proprio fondamentale, questo succede nello sport e questo succede, beh, insomma, lo vedo anche con mia figlia a scuola, devo dire che ci sono veramente delle figure tra i professori incredibili, incredibili, che affiancano lo studente. E in questo allora coinvolgerei Diego, perché prima mi sono preso un appunto mentre parlava. Effettivamente, nelle tre vite che riepilogavo, lui ne ha voluto aggiungere una quarta, terza e mezza, raccontandoci che è stato anche allenatore. Questo è, secondo me, una cosa bella, ma non tanto perché sia bello allenare i ragazzini, che è effettivamente arricchente, ma e ci colleghiamo quindi anche al discorso di Giorgio e a tanti discorsi. Il fatto che a volte siamo troppo schiavi dei ruoli che andiamo a ricoprire, per cui lo studente è lo studente, il professore è il professore, come diceva Giorgio, io sono sulla cattedra, tu sei sul banco, io parlo, tu ascolti e poi io valuto. Invece, in questo percorso che ha fatto Diego, secondo me, gli dà una ricchezza di conoscenze e tutti dovremmo farlo, o da allenatori o da docenti, cioè ricoprire diversi ruoli ti permette di avere un punto di vista più ampio e di metterti, noi diciamo mettersi nei panni, gli inglesi dicono walk in my shoes, che secondo me è molto più forte della formula italiana, perché i panni, sai, se un vestito ti va largo te lo fai andare bene o stretto.
le scarpe scomode poi ti fanno molto più male, quindi camminare nelle scarpe di qualcun altro ti fa capire molto di più. Beh, Manu lo sa quanto siano importanti un paio di scarpe chiodate buone per correre bene, quindi, o scarpe con i tacchetti. Quindi Diego, raccontami un po' questo ricoprire più ruoli. Fare l'allenatore cosa ti ha insegnato che non sapevi quando eri calciatore? Allora, intanto grazie Giorgio per le belle parole che mi porto a casa. Sono felice di questo, perché è bello quando la gente apprezza il lavoro che fai a tutti i livelli. È una cosa molto importante. E allora, io devo dire che la mia fortuna è stata proprio questa esperienza che ho fatto, perché ricordo perfettamente il giorno stesso in cui ho ricevuto l'incarico di fare l'assessore. Mi hanno accompagnato nel mio ufficio, mi sono seduto e lo ricordo come se fosse adesso. La prima cosa che ho detto, mi sono appoggiato con i gomiti sul tavolo e fra me e me ho detto: e adesso? Cioè, voi capite che uno che non ha fatto alcun tipo di percorso politico, è un cittadino a 360 gradi, ma ripeto, non aveva nessun tipo di queste esperienze, ha dovuto aprire quei file nel cervello che sono le esperienze. E la cosa mi ha aiutato tantissimo, perché col passare dei giorni io mi sono accorto che i miei interlocutori erano di volta in volta un allenatore che si lamentava di una determinata cosa, e io aprivo il file e dicevo: ma io l'ho fatto l'allenatore, io so quello che sta pensando lui. Arrivavano i dirigenti, e io ho avuto la fortuna anche di fare 6 anni in Consiglio Federale della FIGC in quota atleti, e quindi so quello che è il percorso di un dirigente sportivo. E quando mi si rappresentavano determinate situazioni portate avanti da un dirigente, io aprivo il file del dirigente e dicevo: è un'esperienza vissuta anche questa. Ovviamente gli atleti la stessa identica cosa, quindi effettivamente queste esperienze mi hanno aiutato tantissimo in questo percorso che sto facendo come amministratore pubblico. Ma questo è un discorso che si collega benissimo con quello che diceva Giorgio Sbrissa prima, cioè sul discorso del rapporto scuola-sport. Io ho fatto un percorso di questo genere. Adesso nell'Università di Padova sono felicissimo che ci sia la doppia carriera, il percorso della doppia carriera, che è un segnale importante che va nella direzione di far andare parallelamente i percorsi dello studente e dello sportivo. Quando c'ero io, non so per quale motivo, e lo dico con un brisolo di ironia, sia a scuola che all'università i miei esami erano sempre di lunedì. Le mie interrogazioni erano sempre di lunedì, perché non so per quale motivo. Questo mi ha fortificato, devo dire, lo dico ai ragazzi che ci stanno ascoltando, perché il fatto di lavorare e di pensare con compartimenti stagni, cioè io la domenica ero assolutamente concentrato sulla mia partita, non appena finiva la partita, io la partita l'avevo dimenticata, perché il mio obiettivo era quello dell'esame o dell'interrogazione o del compito del giorno successivo. E non mi è mai capitato, lo dico proprio convintissimo, non mi è mai capitato durante un'interrogazione o un esame universitario di fermarmi e dire: cavoli, ma ieri ho sbagliato un gol incredibile. Questo non è mai successo, ed è una forza, questa è una forza, quella che secondo me poteva essere una penalizzazione che i miei professori, soprattutto del liceo, mi davano, in realtà è diventata una mia forza, perché mi ha fortificato e mi ha aiutato a crescere molto più velocemente per tutte le esperienze che ho avuto. Voglio collegarmi, e poi restituisco il microfono, voglio collegarmi con questa cosa che ha detto Giorgio, che è fondamentale, fondamentale, le regole, da chi vengono date le regole. Aggiungo un aspetto in più. Io sono assolutamente convinto che nel nostro mondo dello sport, come in tutti i mondi, sia obbligatoria e fondamentale la professionalità. Cioè, noi siamo Padova, cito Padova, il mondo dello sport è retto al 95% da volontari,
grazie, grazie, non mi stancherò mai di ringraziare quelli che per veramente volontariato, e sto parlando dal nonno che porta le borracce al campo perché vuole seguire il nipote, quello è un atteggiamento di volontariato meraviglioso. Però le figure che devono, che sono demandate a insegnare, a educare e a fare le regole, devono avere professionalità. Io, e la butto lì perché altrimenti staremo qua una vita, vogliamo parlare della riforma dello sport? È dalla legge 81 del 91, dalla legge 91 dell'81 che è la legge istitutiva dello sport, è la legge quadro dello sport, sport dilettantistico, sport professionistico, che si parla della riforma della legge dello sport. Siamo arrivati oggi ad avere una legge di riforma dello sport fatta da persone che lo sport non sanno neanche dove sia di casa. Questo è un aspetto secondo me drammatico, drammatico, perché la competenza e la professionalità in tutti i settori è fondamentale. Io sostengo che il percorso scolastico, il percorso universitario, il percorso formativo è fondamentale, perché noi dobbiamo formare delle persone e le persone più sono formate più aiutano a migliorare la nostra società. Grazie Diego, perché appunto il tema della formazione, siamo forse nel posto più adatto visto il focus di questa fiera. Però andrei invece, con Francesco alziamo l'asticella allora nei passaggi di formazione. Sono curioso perché Francesco a tutti i livelli, anche se probabilmente non si arricchisce con lo sport che fa, anche se i premi paralimpici spero che siano assicurati, non apriamo il file, ma no... sul tema della formazione io porrei questo accento e poi eventualmente faremo, tempo permettendo, un'ultimissima chiosa su questo. Cioè, tu non sei un atleta facile, secondo me, con cui rapportarsi, perché con Manu abbiamo visto tante generazioni ormai di atleti. Un conto è allenare un ragazzino di 15 anni, prenderlo sin da ragazzino, costruisci un rapporto fiduciario, ma molto spesso appunto hai la mente di un liceale. Tu sei un ingegnere ultra trentenne ormai, e quindi ecco, questa secondo me ti getto questa palla: la formazione di un atleta evoluto, com'è che si continua a progredire? Perché ecco, pensiamo a un ragazzo che raggiunga un diploma, si sente arrivato. Tu hai fatto un'Olimpiade, poi ne hai fatta un'altra e poi un'altra ancora. Cioè, com'è che raggiunto un traguardo si fissa un nuovo percorso di formazione in grado di portarti più in alto? Come cambiano magari le persone che lavorano con te? Come cambia il tuo approccio al lavoro? Cioè, come passare da una fase di formazione primaria, diciamo, a una formazione secondaria e poi di alto livello? Beh, credo che alla base di tutto, ed è una cosa imprescindibile, ci debba essere la passione, e questo è sicuro, perché se non mi divertissi a nuotare, anche se a volte non è così divertente, e se non continuassi ad avere le stesse sensazioni che ho quando entro in acqua da quando sono bambino, da quando sono entrato la prima volta, e sicuramente tutto questo non ci sarebbe. Poi la fase successiva è appunto fare i conti con le proprie ambizioni, insomma, io dipende un po' dal carattere, io sono sempre stato uno molto competitivo e molto ambizioso, e però cercavo sempre di pormi degli obiettivi che potessero essere in quel momento della mia carriera concreti e raggiungibili. E ovvio che il sogno di tutti gli sportivi e arrivare a vincere una medaglia alle Olimpiadi. Però io, quando ho iniziato la mia attività agonistica, diciamo, sì, era un sogno, però la vedevo come una cosa talmente distante dall'atleta che ero, riservato solo agli atleti veramente di alto livello, e io non mi sentivo a quel livello.
quindi magari il mio primo obiettivo era vincere le prime medaglie a livello italiano e poi dopo averle vinte provare ad arrivare in nazionale e poi sempre qualcosa in più. E però nel mio caso, insomma, per quello che è la mia esperienza, la formazione sia per me che per il mio allenatore è quotidiana, perché appunto con la mia allenatrice storica e poi col mio allenatore attuale ogni giorno devo scoprire come reagisce il mio fisico al lavoro che mi viene proposto e come ho recuperato dal lavoro del giorno prima. E soprattutto i primi anni partivamo completamente da un foglio bianco, perché appunto la mia allenatrice aveva fatto tutti i corsi, aveva tutti i brevetti possibili e immaginabili di nuoto, però io non sono un atleta standard da allenare, e proprio a livello fisico, di caratteristiche fisiche. E quindi la formazione per entrambi è stata reciproca ed è stata fondamentale. Anche lei imparava da me qualcosa ogni allenamento, come io cercavo di interpretare al meglio il lavoro che dovevo fare. E secondo me il segreto che mi ha portato ad arrivare fino a dove sono arrivato è stata questa sinergia che ho anche adesso con un allenatore che non aveva mai visto i miei allenamenti fino a 3 anni fa, e quindi anche con lui ho dovuto iniziare non da una pagina bianca, perché avevo già un libro scritto con la precedente allenatrice, però lui è stato in grado di adattare le sue idee, i suoi concetti di allenamento che adotta per gli atleti normodotati alle mie caratteristiche, e per fare questo ho dovuto imparare molte cose da me. Se posso aggiungere solo una cosa, riprendendo l'ultimo concetto che ha detto Diego a riguardo della formazione e della professionalità, alle ultime Paralimpiadi di Tokyo il nuoto paralimpico ha vinto 39 medaglie delle 69 totali che sono state vinte alle Paralimpiadi, e questo è stato un frutto di un percorso iniziato nel 2009 dalla Federazione Nuoto Paralimpico, e che ha puntato moltissimo sulla formazione, e soprattutto negli ultimi anni la nostra federazione ha organizzato moltissimi corsi di formazione per istruttori di nuoto di FIN, istituendo il brevetto di istruttore e allenatore di nuoto paralimpico e dando la possibilità di avere una capillarità maggiore nel territorio per essere in grado di allenare meglio gli atleti che già si allenavano e soprattutto quelli di alto livello, permettergli di fare un salto di qualità, ma per diffondere di più, per creare nuove società, per avvicinare altri ragazzi che magari vedevano le nostre gare in TV e volevano provare, però fino a un po' di anni fa non era così facile. Adesso si sta facendo un grosso lavoro e questo, i risultati a Tokyo sono frutto di anche questo percorso. In questo forse lo sport, mentre finora abbiamo massacrato poverina la scuola dicendo che è la scuola che deve imparare dallo sport, in questo secondo me lo sport deve imparare dalla scuola, cioè che, come ha giustamente rimarcato molto forte, in maniera molto forte Diego, chi ha una responsabilità educativa non può dire sì, io faccio l'allenatore perché ho giocato a pallone o perché ho corso, ma deve avere un percorso di formazione adeguato sia tecnico sia pedagogico e di educatore, perché anche lì non bisogna accontentarsi. Io non mi accontento di un allenatore che sa tutto sulla tecnica, perché altrimenti me la posso studiare con un tutorial, o se ho appunto un livello intellettivo elevato come nel caso di Francesco, può dire sai, mi alleno da solo, le tabelle d'allenamento me le posso anche fare, ma è un discorso, come ha rimarcato prima Giorgio, è un discorso di relazione, e dalla relazione tecnico-atleta, studente-docente, che vengono dei frutti veri e duraturi e di alto livello. E sempre per creare quei ponti che dicevamo prima, sul passaggio che dicevi prima, io sono partito ragazzino, poi ho messo come obiettivo i campionati italiani, poi medaglie internazionali e poi le Paralimpiadi, e anche questo
il consiglio per i ragazzi che fanno un percorso scolastico. Cercate di immaginare una visione, come direbbero in altri ambiti, di lungo periodo, come vi vedete tra 10 anni o tra 20 anni, ma non rimanete solo ancorati a quella, fissate degli step intermedi che siano raggiungibili, perché altrimenti se io mi ancoro solo al sogno, ci sono dei momenti, come Manu può testimoniare, degli infortuni in cui il sogno mi sembra lontanissimo, ma se io prima dell'obiettivo finale, come poteva essere per Diego la Serie A, mi pongo tutta una serie di campionati, di risultati intermedi, anche il mio livello di soddisfazione e di conseguenza di motivazione è stimolato a passare attraverso questi step. Anche se posso dire una cosa, anche perché non è detto che poi si arrivi esattamente dove si vuole arrivare. Magari trovi anche delle deviazioni, esatto, che ti piacciono ancora di più. Può essere che lungo il percorso si realizzi che quella determinata cosa poi effettivamente magari non è così proprio quello che si vuole e si devia. Ad esempio anch'io quando ho iniziato ingegneria meccanica volevo lavorare sulle auto ed è sempre stato il sogno che mi ha accompagnato dalle medie fino alle superiori ed è il motivo per cui io mi sono iscritto a ingegneria meccanica. Poi è entrato in ingegneria meccanica, le auto mi piacciono tantissimo, però ho deviato la mia strada verso un altro settore che è altrettanto stimolante e importante per me. Ovvio che lavorare con le auto rimane sempre un desiderio che ho, un sogno che ho, però sono altrettanto contento di lavorare nell'ambito in cui sto lavorando adesso, quindi bisogna essere aperti anche. Non avere i paraocchi e andare avanti assolutamente per la oppure strada. Oppure i tuoi primi risultati nello stile libero e poi le medaglie nel dorso. Sì, sì, ognuno matura con gli anni le proprie capacità, le proprie peculiarità, perché possono anche cambiare col tempo. Ad esempio a noi sarebbe piaciuto a un certo punto vedere una Manu quattrocentista, ma fin là non siamo riusciti a convertirla. Andrea, sei tremendo, oltre ad avere una memoria ferrea, davvero. E in verità avrei provato anche il salto in lungo, però semplicemente il mio allenatore era molto determinato a farmi fare la velocità pura. Questa è la verità. Io ho sempre amato tantissimo la fatica, avevo una dedizione totale, e tra l'altro, essendomi poi disgraziatamente diplomata in ragioneria e non essendo particolarmente amante dei numeri, questo ha fatto maniera che io mettessi tutta me stessa nella mia professione di atleta e anche in questo senso ha aiutato a farmi capire dove concentrarmi ancora di più. Va bene, io vedo che come tempi ci siamo, quindi per chiudere lascio la parola a Giorgio per tirare un po' le somme di questo nostro incontro e darci ulteriori appuntamenti col mondo ENAIP, che ha una sensibilità e una curiosità. Ecco, la cosa che mi è piaciuta soprattutto del mondo ENAIP, che è curioso e ha il coraggio di esplorare e uscire, per usare un altro termine che piace molto allo sport, il mondo ENAIP sa uscire dalla sua comfort zone. Potrebbero stare là loro nel loro orticello della formazione, invece lanciano tanti sassi negli stagni intorno e osservano le onde che producono. Dovevo essere qui per i saluti istituzionali, mi trovo a concludere. Grazie Andrea. Allora, io credo che la domanda è cosa vogliamo fare domani da grandi rispetto al futuro, rispetto a questo tema dello sport. Vogliamo sicuramente riprendere tutto quello che questo maledetto virus ha bloccato. Dovete sapere che tutti i ragazzi di ENAIP, quasi tutti, sono iscritti a un'associazione sportivo-dilettantistica che si chiama Fuori Classe. I nostri ragazzi devono fare sport. Poi definire quale sport è una scelta territoriale. Sicuramente un piacere che noi abbiamo è anche riscoprire tutti quegli sport, scusa Diego, che sono diversi dal calcio, perché l'offerta per i ragazzi nell'ambito del calcio è molto elevata, lo è meno su tutte le altre discipline sportive. Questa è la cosa. La seconda cosa che vogliamo fare è che questo avvenga
anche tenendo conto di una serie di criticità che abbiamo riscontrato. Molti dei nostri ragazzi, i ragazzi normalmente nel Veneto fanno 11 km per andare a scuola. Questo non è un fatto secondo e questo va a determinare, nel diminuire il numero dei ragazzi, intendo ragazze e ragazzi sempre, il fatto che i comuni limitrofi che stanno intorno, noi abbiamo 20 centri di formazione professionale. È importante questa cosa, se sono in un capoluogo di provincia ho un'offerta formativa, anche sportiva, formativa e sportiva molto elevata. Se i nostri ragazzi stanno frequentano un centro di formazione che è in un luogo diverso da un capoluogo di provincia, cosa succede? Al venire meno dei ragazzi, a un certo punto, se ci sono più società sportive che fanno la medesima offerta, saltano. Ma poi saltano tutte contestualmente. Noi cos'è che dobbiamo immaginare? Dobbiamo immaginare che anche lo sport entri a scuola e si comincia a immaginare i supporti ai servizi perché i ragazzi facciano sport. La dico diversamente, se noi dall'inizio, dal primo anno, cominciamo a fare un ragionamento insieme e si programma che questi faranno atletica, questi faranno nuoto, questi, vuol dire che tutti sopravvivono. E a questo punto chiediamo anche che i servizi di trasporto, per esempio, siano funzionali al fatto che i ragazzi possano fare sport. Perché guardate che ci sono tanti ragazzi che vogliono farlo, ma il pullman non c'è, non viviamo tutti a Padova. Io adesso abito nell'Alta Padovana. Se un ragazzo nell'Alta Padovana vuole frequentare attività sportiva, deve andare a Cittadella, piuttosto deve prendere un mezzo di trasporto. Allora, se lo facciamo come alleanza, lo grido forte questa cosa qui, e la programmiamo in una qualche forma sin dall'inizio, possiamo far sì che i ragazzi facciano sport e soprattutto che ci siano quelle associazioni che possano permettere ai ragazzi di fare sport, perché voi sapete benissimo, faccio un esempio scemo, se ho 3 squadre di pallacanestro nella distanza di 15 km, alla fine non è che ne sopravvive una, non ne sopravvive neanche una. E noi togliamo la possibilità ai ragazzi di fare pallacanestro. Questo è un impegno grande che stiamo valutando dal nostro punto di vista. L'altro è, in termini più generali, lo sapete, trovare tutte le modalità perché tutti i ragazzi di ENEIP possano fare attività sportiva, supportandoli, aiutandoli in tutte le forme possibili. E invece politicamente il nostro impegno è banalmente questo. Non è che se fai sport, è il discorso che diceva Diego, il lunedì mattina ti interrogo. Io quando entravo al liceo, io me lo ricordo il primo e secondo anno che ero stato a nuotare, la professoressa mi diceva perché andavo a perdere tempo a nuotare. Cioè ero andato a nuotare il 6 mattina, porca miseria, prendevo anche parole. E me lo ricordo benissimo questa cosa. Pure io. Cioè ero contro la scuola, diciamocelo, ero contro la scuola, è l'assurdo cosa. Oggi questo sistema non è che l'abbiamo debellato, esiste ancora. Insieme dobbiamo far sì che è un processo culturale, richiederà tempo. Se cominciamo a dare tutte queste positività di questa alleanza in maniera anche ripetuta, anche a tutti i formatori, sicuramente credo che porteremo un grande successo per i ragazzi. Grazie. Quindi, allora, io ringrazio Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di ENEIP Veneto, ringrazio Manu e saluto da casa, ha voluto dare il suo contributo di primatista italiana dei 100, ma soprattutto di atleta che ha dovuto affrontare anche nella parte scolastica, perché adesso, per mettere alla prova la mia memoria ferrea, se non ricordo male, tu facesti i campionati juniores in Australia. Incredibile, quasi faccio fatica io. Sì, avevo appena iniziato, tra l'altro, a fare atletica un annetto e avevo avuto, e quindi, poi... Anche lì, io appunto, poi giornalisticamente sono nato negli anni in cui Manu stava esplodendo come atleta, ho incominciato a scrivere e quindi sono anche affezionato a quei ricordi, ma... ho potuto assistere, e questo lo posso testimoniare, è fondamentale, lo è stato per Diego, lo è stato per Francesco e per Manu, come
lo sport abbia permesso loro, ha permesso anche a me, di crearci delle occasioni di vita e anche di crescere. Cioè, quando mai una ragazzina della Riviera del Brenta, 18-19 anni, si sarebbe trovata a vivere per 3 settimane in Australia e a gareggiare con tutto il mondo? Le tue parole, Andrea, sono perfette, non si può dire altro. Ringrazio Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova, e ringrazio l'ingegner Francesco Bettella, atleta della Nazionale Paralimpica di nuoto. Un ringraziamento con un rilancio, quindi conclusivo, siccome il tema era sport e formazione, e noi la buttiamo di là come l'ultimissima provocazione. L'anno prossimo il tema sarà sport e, con l'accento, formazione. Ciao a tutti.